Buonasera ragazzi, qui The Knark del Team Infinity insieme a Foco 24. Coma. Ok. quest'oggi vi mostreremo una partita fatta da Foco 24, la Premier Challenge di Palermo, il giorno 27 settembre del 2014, una delle prime Premier Challenge in Italia, dove Tirso è arrivato terzo, se non sbaglio, sì. E Wolf Alley è arrivato quarto. Ma chi è Tirso? Foco 24. Sì, Foco 24 è Tirso, come potete capire, ben capire. Mentre il suo avversario Bruno è uno dei membri del team Acqua, Italian Pokémon Trainer. Che alla fine ha vinto la Premier. Che alla fine appunto è arrivato primo alla Premier Challenge. Ma adesso passiamo alla visualizzazione del video. Bruno schiererà Charizard, Mammoth, Venero, Dactyl e Dragon. Mentre Foco 24 schiererà Scrafty, Gyarados, Venusaur, Mega e Litigi. Speriamo che in campo scendano per Bruno e Dragon Aerodactyl, e per per Foco 24 Venusaur e Litigi. Venusaur si mega evolve e Litigi attiva antimeteo. Pokémon inserito, anche se in questo caso serve a ben poco. Litigi è stato inserito da Foco 24 nel team per contrastare Rain, Sun e Sand Team. Comincia subito male. Inizia benissimo la partita per Foco 24, che si becca un grandissimo brutto colpo da parte di Aerodactyl, anche se è irrilevante, dopo che poi alla fine Litigi va a KO con un Drago Ball. E Venusaur, come se non bastasse, Penten, ovviamente. Entra in campo Scrafty per poter ridurre di un po' l'attacco di Aerodactyl e per mettere pressione a Bruno e fargli ritirare ai Dragon. Ora c'è Reserve. Aerodactyl, appunto, come vediamo, si protegge, è spaventato da un possibile giro assorbimento o assorbi pugno o anche bruciapelo. Venusaur addormenta Charizard. Charizard si mega evolve. Per questo turno rimarrà addormentato. Fortunatamente. Al primo turno non si può svegliare. Sì. Sono uno sfigato come. Sì. Venusaur decide di proteggersi. Foco decide di fare protezione con Venusaur per poter proteggersi da provocazione di Aerodactyl. Mentre Scrafty fa assorbi pugno su Charizard, forse perché magari predictava con i Dragon o con Mamoswain. Aerodactyl si protegge appunto e Charizard continua a dormire. Qua Foco predicta bene la protezione di Aerodactyl e infatti fa un bellissimo doppio attacco su Charizard che lo manda a KO. Entra in campo Mammo, quindi al posto di Charizard. Scrafty rientra, Foco ritira Scrafty e manda Gyarados per poter diminuire l'attacco ulteriormente a Aerodactyl e a Mamoswain. Ricordiamo che Aerodactyl ha ben meno 2 di attacco, quindi farà danni veramente ridicoli. A meno che non lo colpo. Quello un colpo potrebbe annullare tutto ciò. Vediamo Frana, Gyarados non aveva neanche un quarto di vita. Ma sceglie di non istituire Mamoswain invece di Aerodactyl. Poi cercava Predicto qualche giga assorbimento. Aerodactyl fa provocazione su Gyarados intendogli di danzare, penso. Venusaur farà sonnifero su Aerodactyl. Appunto Gyarados farà cascato su Mamoswain, anche se comunque gli avrebbe levato poco dopo che era presente il sole e che ha tanta difesa Mamoswain. E qua un po' di fortuna. Diciamo che Foco è stato vendicato per i brutti colpi e per il tentennamento. Anzi, per il brutto colpo e per il tentennamento. E il suo Gyarados evita il Drago Ball degli Hydreigon. Riesce con cascata a shottare la terza punta. Riesce a. Vediamo questo bellissimo Gyarados di fuoco che shotta Aerodactyl. E
la pioggia, la pioggia, il sole e finisce. A questo punto scelgo di mandare in campo Scrafty per improvvisare Mamoswine, riducendogli l'attacco. Anche per sfruttare il bruciapelo prossimo turno. Wow. Hydreigon fa Dragon Ball su Venusaur, che purtroppo andrà a KO se non sbaglio. Scelta non molto saggio questa da parte di Brunor del rimanere bloccato su una mossa che riduce ogni colpo attacco speciale, non potendo ricreare Hydreigon. Ma avrà avuto i suoi motivi. Vediamo la Momo se vede fatta remoto in quanto sfrutta la levitazione di Dragon. E toglie un bel po' di vita a Scrafty. Adesso Gyarados entra in campo e riduce ulteriormente l'attacco al Momo. Quindi qui si gioca la partita. Scrafty predicta e fa poco predicta e fa predicta la protezione di Momo e fa bruciapelo su Hydreigon che non può agire. E Gelodenti di Gyarados fa grossi danni a Hydreigon. Ma qui si è giocata la partita. Con questa protezione possiamo dire che Fuoco ha vinto la partita, in quanto Bruno fa un doppio attacco con Hydreigon e Mamoswine su Gyarados. E Scrafty finisce il povero Hydreigon che va a KO. Però la situazione è di 2-1. È una brutta situazione per Bruno, che decide di affidarsi anche un po' all'Ax, usando appunto Scagliagelo, sperando di far tentennare Gyarados. E infatti, come se non bastasse già tutta la fortuna che ha avuto, tentenna. Anche se rimane in una situazione critica, direi. Scrafty comunque non riesce a shottare purtroppo Mamoswine con Astro di Pugno. Qui cerca di perdere tempo. Vabbè, cerca di perdere tempo. Bruno ci riesce. Adesso Mamoswine farà il suo ultimo attacco. Riuscirà a shottare appunto Gyarados. Si manda a KO con la Stormisfera. E questa partita se la giudica Fuoco 24 con per la vittoria di 1-0. Per oggi è tutto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un bel mi piace al video. E di seguirci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro forum. Vi ricordo inoltre che è ancora aperta l'Infinity League, torneo in formato VGC 2014, e che è sempre che è possibile iscriversi al giveaway organizzato da noi con in palio i tre starter di Owen, Shiniflow e Scalosborn, redatti da me, Tecnarca, e quindi legit al 100%. Per oggi è tutto. Un saluto da Tecnarca, da Fuoco 24, da Fuoco 24 e da tutti i team Infinity. Buona serata.